Benvenuti a una nuova puntata della rubrica Educare. Oggi voglio consigliarvi alcuni strumenti per sentirci più vicini, anche se siamo lontani. Sono strumenti che probabilmente conoscete già o non avete sentito parlare, perché ci permettono di rimanere in contatto con altre persone, che siano amici, parenti o i giovani del nostro gruppo parrocchiale. Vi presenterò allora alcuni strumenti che possiamo usare per passare del tempo insieme. Partiamo con un classico, le videochiamate. Beh, la base è sicuramente WhatsApp, ce l'hanno tutti e si possono fare delle chiamate di gruppo fino a 4 persone in maniera molto facile. Vi ricordo che su WhatsApp potete anche trovare il canale della Pastorale Giovanile Vocazionale in cui vengono pubblicati vari appuntamenti. In questo periodo troverete ogni giorno una rubrica diversa. Per entrare potete andare sul nostro sito e cliccare tra i contatti sull'icona. Per le videochiamate possiamo usare anche Messenger, che è l'applicazione di Facebook per chattare. Qui le videochiamate possono arrivare fino a 50 persone, però sul nostro schermo ne vedremo e sentiremo soltanto 6 per volta. Abbiamo poi Skype e Zoom, usati più che altro in ambiente di lavoro e vi permettono di fare chiamate con tantissime persone. Basta che una persona abbia account e poi può creare una stanza con un link da condividere e far raggiungere anche gli altri. In alternativa a questi grandi classici non possiamo non citare Telegram, che è diciamo il rivale diretto di WhatsApp, ma con il vantaggio di poter interagire anche con dei bot, che sono dei programmi. Ci sono un'infinità di bot per le cose più assurde, ricevere informazioni meteo, news, tenere traccia delle nostre spedizioni e anche giocare. Se abbiamo un gruppo con degli amici, quindi, ci basterà inserire un bot per poi avviarlo e interagire con lui. Ci sono giochi molto semplici, tipo il gioco dell'impiccato, quello dove bisogna indovinare la parola come si faceva da bambini alla lavagna. Ovviamente anche su Telegram si possono fare delle videochiamate, esattamente come funziona per WhatsApp. Qui su Telegram vi consiglio il canale Giovani di Parola, uno dei tanti che vi permette di ricevere ogni giorno il Vangelo con un breve commento. Bene. Ma se volessimo fare qualcosa di più, oltre che a parlare, vi ho citato i bot di Telegram per giocare, ma c'è di meglio. La prima piattaforma che ci viene incontro è House Party, una piattaforma che sta crescendo molto in questo periodo, permette di creare delle stanze in cui videochiamarsi con altre persone, fino a un massimo di 8 partecipanti. Ma rispetto ad altre piattaforme, ha il vantaggio di avere anche dei mini giochi integrati da poter fare con gli altri. Molto carina come idea. Entriamo allora nel vivo del discorso giochi. Ci sono un sacco di applicazioni che ci permettono di giocare con altre persone, ma sono quasi sempre degli sconosciuti. Come facciamo allora a giocare, ma con i nostri amici? Il primo esempio è un'app che forse già conoscete, si chiama Kahoot. Vi permette di creare dei quiz a risposta multipla da giocare in singolo o a squadre. In genere si gioca in presenza con un grande schermo dove vengono visualizzate le domande e ciascun partecipante risponde con il proprio smartphone. Ma è possibile giocarci anche a distanza, attraverso la modalità Challenge. Si crea il quiz, si prende il link, si invia ai partecipanti e ognuno può rispondere da casa sua. Un consiglio, quando vi iscrivete a Kahoot per creare il vostro quiz, fatelo come insegnanti. In questo modo potrete aggirare alcune limitazioni degli utenti free. Se invece vogliamo sfidarci in contemporanea con i nostri amici, non ci sono molte possibilità, però vi segnalo due app molto carine. La prima è Uno & Friends, che è una variante del gioco ufficiale Uno, ma in questo caso avete la possibilità di invitare anche i vostri amici e sfidarli. Sono presenti anche le chat e da due messaggi, così potrete insultare quelli che vi sganciano un più 4. Un altro gioco di gruppo con cui ho passato tantissime notti con i miei amici e che è nato con molti nomi, lupi e contadini, lupi e villici, lupus in tabula, è We Are Wolf. Nella versione online di questo gioco potrete giocare con altre persone o con i vostri amici fino a 16 partecipanti. Anche se c'è una chat si perde molto delle dinamiche di gruppo rispetto a quando lo si fa dal vivo. Però è carino e se siete degli appassionati potete non rinunciarci. In ultimo, per i patiti dello streaming, ma anche per organizzare dei Cineforum 2.0, vi consiglio Netflix Party. È un'estensione per Google Chrome che permette di guardare qualcosa su Netflix in simultanea con degli altri. Non si tratta di condividere un account, quanto più di sincronizzare uno stesso contenuto che stiamo guardando con i nostri amici. In più è presente anche una chat per poter parlare e commentare di quello che succede con i propri amici, che poi nulla vieta di fare anche una chiamata di gruppo, per esempio con Telegram Desktop, in modo da potersi anche parlare direttamente mentre si guarda il video. Ecco, questi erano alcuni semplici strumenti per stare vicini, anche se siamo forzatamente lontani dai nostri amici, parenti o animati.
Vi ricordo che sul nostro sito e anche in descrizione troverete il link con il testo e i vari riferimenti e vi saluto alla prossima. Ciao!